Ideawebtv.it, parliamo di musica e di spettacolo oggi, giovedì 6 dicembre, anche perché ieri sulla rete ammiraglia della RAI, su RAI 1, è andata in onda una trasmissione dedicata a Lucio Battisti. È stata ripercorsa la carriera canora del grande cantautore, grazie anche alla presenza di alcuni importanti affermati cantanti della scena nazionale. E naturalmente tra gli ospiti non poteva mancare l'autore che ha dato vita con Lucio Battisti, è un sodalizio artistico e per aggiungeremo anche culturale, davvero straordinario. Giulio Rapetti, in Arte Mogol, che abbiamo in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, buona giornata. Buona giornata a voi. È sempre emozionante, immagino, per lei parlare di Lucio Battisti, come prendere parte a queste trasmissioni. Noi vogliamo chiedere dove stava, dove risiedeva l'unicità di Lucio Battisti come artista? Sono risposte che possono dare tutti, nel senso che Lucio era 40 anni avanti a tutti. Infatti quando si ascoltano le sue canzoni oggi è assolutamente credibile, non si ascoltano canzoni del passato, nel senso che sono credibili, lui dice, canta in modo credibile, gli arrangiamenti sono attuali, questo è difficile 40 anni dopo da ottenere, proprio la sua genialità ha fatto sì che, e anche la sua cultura, perché lui era molto colto sotto il profilo internazionale, conosceva tutti i cantanti d'avanguardia, quindi lui è chiaro che non è come ascoltare un disco di 40 anni fa, magari prodotto in Italia. Davvero qualcosa di importante. Ecco, due talenti straordinari che hanno scritto una delle pagine più belle della storia della musica italiana. La curiosità, insomma, come nascevano, come sono nati quei grandi capolavori che ancora a 40 anni di distanza mantengono l'attualità? Com'era la genesi di quei successi che abbiamo avuto e abbiamo ancora modo di ascoltare? Veniva da me una volta all'anno. E veniva da me a trovarmi la mattina per, diciamo, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Che non avevamo finito anche venerdì mattina e mi faceva ascoltare le canzoni che aveva scritto, io scrivevo in mattinata il testo, il giorno dopo lui le aveva imparato a memoria e il sabato andavamo a mangiare a casa di un nostro amico giardiniere che aveva un vivaio, che era un nostro carissimo amico con la sua famiglia, e facevamo ascoltare le canzoni. Poi andavamo all'Istituto dei Tumori di Milano, facevamo uno spettacolino facendole ascoltare anche agli ammalati. Davvero qualcosa veramente di incredibile che avete fatto insomma con Lucio Battisti. Lei Mogol lo scorso anno è stato ospite qui ad Alba all'interno di una serata che è stata realizzata appunto dalla rivista Idea. Che ricordi porta in maniera particolare con sé di quell'appuntamento che raccolse tante persone grazie anche alla sua fame indubbiamente? L'appuntamento ad Alba? Sì, l'appuntamento dell'anno scorso. Ma io quando vengo ad Alba sono felice, prima di tutto perché si mangia in modo straordinario, lo confesso. E poi perché c'è della gente simpatica, predisposta alla cultura, quindi mi sono trovato molto bene e mi ritroverò anche bene la prossima volta. E davvero l'aspettiamo con grande gioia. Questo era Giulio Rapetti, in Arte Mogol, l'autore di Lucio Battisti. Certo. Non in arte, sulla mia carta d'identità c'è scritto Giulio Rapetti Mogol, perché ormai il mio cognome è quello dei miei figli e dei miei nipoti. Grazie allora della precisazione, molto utile davvero. Arrivederci. Grazie ancora e buona giornata.